Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Siamo oggi tornati qui con la nuova reaction e oggi andiamo a ascoltare il nuovo singolo di Massimo Pericolo, Beretta. Prima di iniziare con l'ascolto vero e proprio, però, vi dico due cose su Massimo Pericolo e quello che ne penso io di lui come artista. È un rapper di Varese e secondo me è l'esempio lampante di come, anche essendo indipendenti, anche essendo nessuno, se sei forte e sai rappare, puoi sfondare. Infatti lui ritengo che sia il rapper più forte sfondato negli ultimi 3-4 anni in Italia, ma poi la cosa assurda sua è che è veramente sfondato da un momento all'altro. Io personalmente l'ho conosciuto con il feat con Ugo Borghetti intitolato Ansia. Da lì sono subito rimasto innamorato, infatti per un primo periodo ero totalmente fissato con lui. La cosa che più mi ha colpito sua è che lui essenzialmente rappa con un'attitudine pazzesca che di solito ha chi rappa da 5-10 anni. Nel 2019 ha rilasciato il suo primo progetto ufficiale, Scialla Semper, un album barra EP di 8 tracce. Il titolo dell'album deriva dal nome dell'operazione con cui l'hanno arrestato. Infatti lui è stato arrestato, si è fatto praticamente un annetto tra domiciliari e galera, ed essenzialmente questo album parla di questo. È un progetto che ho apprezzato davvero tantissimo, l'ho ascoltato un botto. Mette in piena mostra la versatilità che ha Massimo Pericolo, che penso sia una delle sue qualità principali. Riesce a passare da canzoni cattivissime come 7 miliardi, che poi è la hit principale con la quale è esploso, a canzoni molto più soft e anche un po' più depresse come Miss, che tuttora credo che sia la mia sua canzone preferita. Con l'uscita di questo album è stato messo a pieno sotto i riflettori della scena e ha iniziato a collaborare letteralmente con chiunque. Direi più che giusto, perché se li merita tutti i feat che ha fatto. Successivamente è uscita anche una deluxe edition di questo album, in cui essenzialmente ha aggiunto delle tracce vecchie che erano disponibili solo su YouTube, cambiando beat o comunque modificandole leggermente. Però devo dire che in questo periodo non mi ha entusiasmato. Per esempio Moonlight Popolare non mi è piaciuta, poi ha fatto qualche remix che lo stesso non mi è piaciuto. Poi arriviamo ad oggi, il 17, in cui esce Beretta. Non so se è un singolo che sarà contenuto in qualche album oppure un singolo droppato giusto per. Dal nome questa canzone mi ispira a essere una traccia abbastanza cattiva. Andiamola a scoprire. Ce n'ho metà sul conto e metà sul polso. Ho fatto i soldi ma senza sparare un colpo. Ancora 15 proiettili, stronzo. So che non mi sopporti ma non ho bisogno. Fra se chiudo un occhio io prendo la mira. Sto comprando un mitra con la cocaina. Viene 4000 senza cocaina. Non chiamare la gang, devi morire solo tu. Non avevo un cazzo quando stavo in strada. Se devo pisciare adesso compro casa. Dici per il cash non farei mai del male. Il pezzo è carino, non mi ha fatto entusiasmare, ma neanche mi sento dire che non mi piace. Non è il miglior pezzo che ha fatto Massimo Pericolo, però ci sta. La beretta è una pistola, infatti nel ritornello lui gioca sul fatto di averli fatti senza aver sparato un colpo, quindi molto probabilmente intende dire che non ha fatto una rapina o altro, ma che li ha fatti in maniera pulita, e per questo dice di avere ancora 15 proiettili nel caricatore. Le strofe sono abbastanza corte, praticamente entrambe sono formate da due quartine, per il resto è tutto ritornello e pre-ritornello. La produzione del pezzo è stata affidata a Crookers, che ormai insieme a Nick Sarno sono diventati i due principali produttori di Massimo Pericolo, e il beat devo dire che alla fine è ben fatto, con influenze indiane o comunque orientali, ci sta. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che il pezzo è stato spinto in maniera abbastanza singolare. Massimo Pericolo caricò un video sul suo Instagram in cui lui insieme ad altri amici andavano a lasciare delle multe sulle macchine a Milano in zona Navigli. Le multe ovviamente erano false e sopra c'era un codice che se si andava a scansonare ti portava al link al pre-save del pezzo. Poi sulla multa c'erano molte citazioni, per esempio a somma dovuta c'era scritto 7 miliardi, che ovviamente la città al suo pezzo. Questa campagna per promuovere il pezzo è stata molto originale. Riassumendo possiamo dire che il pezzo è carino, magari è stato qualcosa di buttato fuori giusto per intrattenere un po' il pubblico, forse un po' sotto gli standard di Massimo Pericolo, e infatti spero che sia un singolo giusto per, perché onestamente andare a mettere questa canzone in un album secondo me abbasserebbe un po' il livello, ed è per questo che mi aspetto molto di più da Massimo Pericolo. Sicuramente nell'anno passato ha dimostrato di saper fare grandi cose, per ora è arrivato il momento in cui deve confermare questa tesi. Voi cosa ne pensate? Il pezzo vi è piaciuto? Vi aspettavate di più? Cosa ne pensate di Massimo Pericolo? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Nel caso in cui il video vi fosse piaciuto lasciate un mi piace, e vi invito anche ad iscrivervi al canale qualora non lo foste, e nel caso in cui vi siete iscritti attivate la campanellina in modo tale da non perdere altri video, altre reaction e ogni cosa che carico su questo canale. Condividete il video con i vostri amici se vi va. Noi ci vediamo con un prossimo video. Slay!